passiamo alla parola di Dio e leggiamo Gioele 3:10. Il tema di questo messaggio è il debole si sente forte in Cristo. Ripetete con me: il debole si sente forte in Cristo. Vediamo questo punto che vi leggo, poi ve ne cito altri, che dice così: Gioele 3:10, fabbricate spade con i vostri vomeri e le lance con le vostre roncole. Dica il debole: sono forte. Dillo: sono forte. Ero con un avvocato ieri e visto in questo periodo normale che c'è il caldo, mi ha detto: mi sento disabilitato, mi sento tutto debole, stanco. Certo, quando uno in questo periodo suda, caldo, ma ovviamente lui intendeva fisicamente: mi sento debole perché ho sudato. E ho preso lo spunto per predicarvi stasera di questo soggetto: il debole dica sono forte in Cristo. E sentite con calma, poi vi riciclai una piccola scrittura che ho fatto, un piccolo commento. Mi dice: il Signore cinge con il suo spirito tutte quelle persone che sono deboli. Cioè cinge vuol dire li mette in piedi, li fortifica, e li hanno maggiormente bisogno della sua forza. La fede del debole spesso forte vacilla e non riesce a resistere alle continue tentazioni del demone. E per questo motivo che dobbiamo anche noi, come l'Eterno accoglie i deboli e aiutarli a credere di più in se stessi e in Cristo, e soprattutto credere nella sua potenza, nella sua forza vera nel Signore, una forza vera. C'è un altro punto che dice che la gioia del Signore è la nostra forza. Non è una questione di muscoli o di palestre o palestrati, è una questione interiore, una questione, io dico, di mente, di cucuzza ripiena della potenza di Dio. Un esempio: i discepoli, quando Gesù è andato a dare la sua vita sulla croce, ovviamente loro avevano paura pure di pregare, lo sapete, si chiudevano a porte chiuse, se c'erano tutte le porte blindate giù, perché avevano paura. E Gesù un giorno è entrato a porte chiuse mentre loro pregavano e gli ha detto: pace sia a voi. E stasera il Signore ti dice: pace sia nel tuo cuore. Perché hai paura? Perché sei spaventato di quello che ti sta accadendo? Tutto è sotto il controllo di Dio. Pace, pace sorella, pace fratello, che non è solo il saluto, è una benedizione, e trasmettere la pace. Come Gesù dava questo ordine a chi mandava a predicare: quando entrate in una casa dite pace sia in questa casa. Se c'è un figlio di pace, la vostra pace rimane, ma se non sono degni e la rifiutano, la pace ritorna a voi che l'avete data. C'è il potere in questo, perché non era solo
Pace, tanti mi dicono pace, mi sembrano messi morti. Alzati in piedi quando ti saluti un figlio di Dio che è lavato col sangue dell'agnello. Guardali in faccia e digli: pace Dio ti benedica. Quei saluti da morti non edificano nessuno, abbiamo neanche il capo che edifica, ma i saluti fatti con il cuore. A volte uno viene più preoccupato, stanco, con tensione, ma guarda in faccia di pace, Dio ti benedica. Spegnete tutti i cellulari nel piacere. Non voglio sentire suoni, se no 50 euro di offerta nella casa. Mi conviene controllarmi se ne parla. Qui si pagano le multe, e mia moglie guarda casa che c'è, ha lasciato. La paghiamo pure noi, sì. Perché no? Non vi spaventate, qualche uno adesso non ci vado più in quella chiesa perché si paga la multa, no? State tranquilli, non abbiamo mai dato nessuna multa. E qualche uno ci crede davvero. Ancora nel libro di Ezechiele, stando su questo soggetto, il debole in Cristo è forte, Ezechiele 34:4, Ezechiele 34:4, voi non avete fortificato, si rivolge il Signore ai pastori di Israele, che non erano i pastori di pecore, erano i pastori di anime, perché tanti sarebbe meglio che fanno un pastore di pecore. E dice così: voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarite la pecora malata. Padre, me lo rileggo questo passaggio perché è meglio che entra qui e qui la parola, non la fate entrare da qui, la fate uscire da qui, che Satana questa vuole, e tu rimani sempre un povero di qua. Allora, voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la manata. Ogni pastore è responsabile davanti a Dio del ministero che Dio gli ha dato. Se lui anziché preoccuparsi per le anime va a giocare a computer o va a fare le sue, e non gli interessa del popolo, ve l'ho detto una volta, sentito che un pastore si è dimenticato che aveva il culto ed era in montagna che passeggiava. Cioè non può un pastore di anime dimenticarsi. Uscite di quelle chiese dove non ricevete niente, dove non c'è cibo. Quando Davide nel Salmo 23 diceva: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa stare dove? In verdeggianti pasti dove si mangia. E se non c'è cibo, fuggite da quelle chiese. Egli vi ristora l'anima per amore del suo nome. In chiesa ci veniamo perché a volte siamo feriti, malati, preoccupati, e la parola di Dio deve essere ministrata con la sua unzione. Ho sempre detto: Signore, piuttosto io quando predico voglio guarire con la tua parola, con il tuo potere, voglio portare pace a quelle anime che hanno agitazione. Ma non solo che lo prego, anche dopo si deve, perché il pastore non è solo chiesto davanti, finita la predica ognuno se ne va a casa, tutto, no. Qui siamo una famiglia nel Signore, e se c'è uno che ha un problema, quel problema deve essere la tua preoccupazione. Devi prendere anche tu questo carico di dire: io prego per quella mia sorella, per quel mio fratello, perché non vive una vita debole, perché anche lei possa continuare a camminare con la forza del Signore. Ovviamente ci sono delle condizioni per essere forti. I mondani, quelli che fanno la palestra, vanno lì, si allenano, corrono, vanno, si fanno tutto questo per vincere le gare, che poi che cosa vincono?
alcuni professionisti vincono tanti soldi. Perciò questi si allenano sotto la neve, col caldo, quando fa freddo. E noi come ci alleniamo? Il fatto che tu vieni qui, questa è la vera palestra spirituale. Qui ti alleni. Quando si canta, quando si adora, quando ascolti, quando preghi, ti alleni. Perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre. Se tu non digibi il cibo che stiamo ministrando adesso, rimani debole come uno che non mangia e poi si sente lì, quasi che si deve appoggiare. No! La parola di Dio è vitamina, è forza buona! La preghiera è forza! La comunione è forza! Tanti vogliono vivere una vita debole, perché rifiutano il cibo, sono anoressici spirituali. Avrai un sacco di problemi nella tua vita, nella tua famiglia, quando non pieghi il tuo cuore davanti al Re dei Re, il Signore dei Signori, davanti alla parola di Dio. Qui non è per adorare un uomo, ma Cristo che è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Si aspetta che tu lo scegli, lo adori, ti dai il tempo, non rubare il tempo a Dio. Smettila di perdere tempo a cose utili, perché ti sentirai debole, il peccato ti indebolisce, ti butta nel fango. E invece la parola di Dio ti alza. Gesù ha detto ai discepoli e anche a noi, Matteo 26, 41, vegliate, state a sentire, vegliate e orate, o pregate, affinché non cadiate in tentazione. Bene è lo spirito pronto, ma la carne è debole. La carne non vuole pregare. Abbiamo sentito la sorella Marina, mi sentivo stanco, non volevo venire, ma penso che lei da credente può dire, ne valse la pena, sono andata alla presenza di Dio, perché la carne vuole riposare, vuole vedere le telenovelle, vuole buttarsi lì, ma sì, la pigrizia. Alzati in piedi nel nome del Signore. Gloria a Dio. Dica il debole. Sono forte. Abbiamo iniziato, che cosa stiamo predicando? Il debole deve dire, sono forte in Cristo, perché quello che è dentro di noi è più forte di quello che è nel mondo. Combatti la preghiera di Dio. Non puoi combattere sdraiato a vedere le cose che ti contaminano lo spirito e la mente. Fuggi da ogni contaminazione di spirito. Fuggi. Qui c'è la purezza della parola di Dio. La parola di Dio ti purifica l'anima, il cuore, la mente. È come il fuoco che purifica l'oro. E Dio ti fa diventare il suo oro particolare, la sua proprietà. Quando gli permette, Signore, purifica. Oggi ho pensato delle cose, la mia linguaccia ha detto delle cose e lo spirito mi ha detto che non andava bene. Non dovevo dire come figlio tuo, non ho dato cattiva, ho dato cattiva testimonianza, no, purificami. Come diceva Davide, purificami e io sarò più bianco che neve. Purifica, Signore, stasera purifica la mia mente, purifica la mia bocca, purifica il mio cuore. Date attenti qualche minuto, perché vado ancora a dire delle cose. In Romani 15.1 dice, Romani 15.1, di che cosa stiamo predicando? Memorizzate bene la parola. C'è chi lo scrive, c'è chi lo memorizza,
e se voi non avete fatto né l'una né l'altra, questa predicazione l'ascolterà il mondo intero. Andate a vedere su YouTube Chiesa Aurora Milano e andate ad ascoltare quando lì lavorate, e vedrete che la parola di Dio vi cambia, vi trasforma. Allora dice Romani: or noi sappiamo, or noi che siamo forti, chi si sente forte, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli, e non per compiacere a noi stessi. Allora, quando senti un fratello, una sorella che è debole, non giudicarlo, perché Dio non ci ha chiamato a giudicare, ma ad amare, ad essere comprensivi, perché prima o poi tutti attraversiamo delle situazioni e ci sentiamo deboli, scoraggiati, e ci fa piacere che qualcuno ci mette la mano sulle spalle e ci dice: coraggio fratello, coraggio sorella, sto pregando per te, tu ne uscirai in vittoria. Il giudizio non è da Dio, è da Satana. Gesù ha detto: non giudicate affinché non siate giudicati. Piuttosto prega, e se devi fare una telefonata, non per mormorare, cigne come dite voi, no, ma digli una parola, prega, Signore dammi, per favore, io quella sorella, quel fratello lo vedo debole, lo vedo che cammina un po', dammi una parola, lo Spirito te la dà e tu lo rialzerai, perché una parola può levantare, rialzare come dite voi, è una parola che può affossare, ti può buttare nello scoraggiamento ancora di più, e Dio ci giudica per questo. Altro punto, in Corinzi 9 22, a qualche punto veloce, Corinzi 9 22, primo Corinzi, grazie, primo Corinzi 9 22. Coi deboli, dice l'apostolo Paolo, mi sono fatto debole per guadagnare i deboli, mi faccio ogni cosa in tutto per salvarne ad ogni modo alcuni. Cioè, lui non vuol dire che si fa debole e pecca con i deboli, no. Lui dice: mi sono, voi sapete quando lui è andato in un posto, l'apostolo Paolo, dove questi pagani avevano creato un altare, un idolo, come ce ne sono tanti, idolatrie, e sapete che ci sono tanti religiosi che spendono la pensione, spendono quello che guadagnano a gironzolare dicendo che lì è il conto dei miracoli, è lì e là, Cristo è qui e Cristo è là. Gesù ha detto: non vi credete, verranno falsi cristi, falsi profeti, e vi sedurranno molti, state attenti. Dio vuole che abbiamo gli occhi aperti, leggi la parola, non ti fare ingannare dai segni di Satana che disturbano e confondono la tua mente, così i religiosi. Allora Paolo ha visto, avevano messo in altare all'Iddio sconosciuto, pensate che. E allora l'apostolo Paolo, ecco, in questo senso si è avvicinato, ha detto: ho visto che avete un altare lì, addirittura avevano pregato tutti in lei, tutti in lì, e avevano detto: mettiamo giù, proprio perché erano stufi di tutte queste idolatrie, mettiamo lì Dio sconosciuto che non conosciamo. E l'apostolo Paolo con questa scusa ha detto: io vi voglio annunciare, voi avete fatto un altare di Dio sconosciuto, io vi do un messaggio di Dio che non è sconosciuto, il Dio che ha cambiato la mia vita. Io vi parlerò di questo Dio che voi non lo conoscete. E così lui ha cercato di avvicinarsi, così interessandosi, non perché gli interessava l'idolatria, ma gli interessavano quelle anime. Cosa dice qui? Per guadagnare queste anime ai piedi della croce,
per portarli a Cristo. Dunque lui ha avuto questo tatto, questa, come Gesù l'ha avuto. Al capitolo 4 dell'Evangelo di Giovanni, Gesù, mentre i discepoli erano andati a comprare da mangiare, ha incontrato la donna samaritana, vi ricordate? E Gesù non gli ha detto: peccatrice, tu sei piena di, tu hai avuto 5 mariti, convivi, non sei niente. Non ha detto così: donna, dammi da bere. Come mai? Che sembravano i cani e i gatti che litigavano ognuno. Allora Gesù si è avvicinata con amore, ha cominciato con l'acqua, ma lui non aveva sete di quell'acqua, perché lui poi, Gesù ha detto: se tu conoscessi chi ti chiede da bere, tu mi avresti chiesto a me l'acqua, ma un'acqua che ti disseta l'anima, come Davide, tu mi ristori l'anima. Salmo 23 che citavo prima. E Gesù ha parlato a questa donna, si è interessata. E questa è la delicatezza che dobbiamo avere tra noi. Se uno si sente forte, incoraggia i deboli, prega per i deboli. E vi dico che nessuno di noi è un eroe e nessuno di noi è un superman, perché prima o poi possiamo avere delle cadute, delle debolezze, e abbiamo bisogno che qualcuno ci incoraggia, perché noi superiamo la debolezza. Non dormite che sto per finire, guai che dorme. Sempre nei Corinzi, secondo Corinzi 12:9, già due punti ho finito, eh? Secondo Corinzi 12:9 dice: ed egli mi ha detto a Paolo, la mia grazia, perché Paolo, Dio gli ha messo un segno, una lumide negli occhi che gli lacrimavano e chiedeva la guarigione, e allora il Signore gli ha risposto, ed egli mi ha detto, perché Dio non lascia le preghiere senza risposta, Dio sempre risponde, o prima o poi lui ha una risposta per te, ha un piano per te, ha tracciato un disegno per te. Dio ha detto che non ci lascia, non ci abbandona, Dio non gira le spalle, non ha girato le spalle neanche a quel ladrone sulla croce che lo insultava, ma quando ha detto: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, anche se prima, pochi minuti prima, aveva beffato Gesù: se tu sei il figlio di Dio, scendi giù di croce, salva te stesso, salva noi. Capite? Gesù non ha girato le spalle alla prostituta che la volevano condannare. Gesù ha sempre avuto amore per tutti. E sentite cosa dice Paolo. Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su di me. E la parola è Paolo, Paolo. Io ti ho messo questo segno perché tu ti ricordi che un giorno prendevi i cristiani e li mettevi in galera e tu hai custodito le vesti quando il mio discepolo Stefano stava morendo con i colpi delle pietre e tu eri complice, approvavi e andavi a prendere i cristiani e li mettevi in carcere. Io ti lascio con questa, la mia potenza ci dimostra, e tutte le volte che ti lacrimano gli occhi ti ricordi che un giorno hai fatto molto del male miei, ma io ti uso ugualmente per la mia gloria. Pensate, lui che era usato per la guarigione, lui aveva bisogno di guarigione. La mia potenza si dimostra nella debolezza. Dio gli ha lasciato un segno, ma non perché si era dimenticato. Tante volte diciamo: perché Signore? Perché mi succede questo e quest'altro? Perché mi capitano tutto a me?
non temere, o piccola greggia, perché il Signore mai ha abbandonato nessuno. Gloria a Dio. Gli amici ti abbandonano, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli ti abbandonano. Ma Gesù dice, se tuo padre, tua madre ti dovessero abbandonare, come fanno certe mamme, senza poi prendere i figli che l'hanno tenuto 9 mesi nel grembo e li lasciano presso i rifiuti della spazzatura, è terribile. O li ammazzano, è terribile. Dice, io l'Eterno non ti abbandono. Lui è un padre che ti ama. Tutti ti possono deludere e scaricare come un pezzo vecchio, ma Dio dice, io ti amo di un amore immenso. Tu sei prezioso agli occhi miei, tu sei la mia proprietà particolare. Per il Signore siamo delle perle, e Lui dice, tu vali. Il mondo dice, non servi. Satana dice, non servi. Ma il Signore dice, tu mi servi. Io ho dato tutto per te, per riscattarti dalla morte, dall'inferno, dalla potenza di Satana e portarti ai miei piedi. Oggi dichiara che sei forte in Cristo, e se ti mancano le forze, stasera il Signore farà sentire il vento dello Spirito. Nuove forze, dai. Nuove forze. L'ultimo punto è finito. Perché sono pure io come si fa con te. Quindi grazie. Dopo chiudiamo. Vi leggo nei Romani 8:26, l'ultimo punto, e poi finiamo. Romani 8:26. Fai mente ancora. Lo Spirito sovviene, cioè interviene, vuol dire sovviene, interviene alla nostra debolezza o alle nostre debolezze, poiché noi non sappiamo a volte neanche pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede, egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. Tante volte ci mettiamo lì e non abbiamo la forza né di pregare, né di parlare, né di testimoniare, né di cantare. Quante volte siete entrati in questa luogo e vi sentite afflitti, deboli, voi lo sapete. Vi è bastato un inno, vi è bastata una parola. È bastata una testimonianza che ha fatto sparire tutte quelle cosce, e così farà il Signore questa sera anche per te. Vogliamo andare a